Siamo arrivati al premio Fair Play Lega Pro. Sì. Una bellissima storia che l'organizzazione del premio Gentleman e la Lega Pro hanno voluto premiare, che rappresenta la passione e il rispetto per l'avversario. Quindi io direi di chiamare sul palco il direttore della comunicazione della Lega Pro, Paolo Nacarlo, che ci racconta questa bellissima storia. Eccolo qua. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Paolo, piacere. Ecco qua. Buonasera a tutti. È una storia bella perché è veramente un gesto di fair play particolare di una delle nostre 60 squadre della Serie C. Per prima cosa ovviamente vi porto i saluti del presidente Marani, che oggi non è potuto venire. La squadra premiata è il Potenza, che fa una cosa veramente bella. Alla fine di ogni partita che gioca fuori casa, un po' come fa la nazionale giapponese, pulisce tutto lo spogliatoio della squadra di casa. Bellissima, in maniera sì. Perfetta, pulisce tutto. E non solo, lascia anche un messaggio, una lettera e una piantina che portano da casa loro per ringraziare dell'ospitalità ricevuta. Quindi il Potenza Calcio fa questa cosa veramente bella. Anche per Justice Fair Play, nel calcio ne abbiamo davvero bisogno. Ecco, allora, qui abbiamo un'immagine, no? Abbiamo visto l'immagine. Esatto, chiamerei sul palco il responsabile legale del Potenza, l'avvocato Francesco Ciampa. Ciao, benvenuto. Partiamo. Allora, consegniamo il premio, esatto, premio. Dal premio. Paolo, consegna il premio all'avvocato Ciampa. Insomma, veramente molto bella questa. Come nasce? Prima la foto. Facciamo Massimo. La foto. Andiamo qua. La nostra foto, ci mettiamo davanti. Foto. Questa bella iniziativa è stata una cosa spontanea, sentita. Noi siamo veramente orgogliosi di ricevere questo premio perché siamo una piccola realtà del calcio professionistico. Vi prego gentilmente se possiamo fare un po' di silenzio, perché insomma... Pizzichino di silenzio. Prego. Siamo una piccola realtà del calcio professionistico, però crediamo veramente, stiamo lavorando tantissimo sulle infrastrutture culturali all'interno della nostra società. Ecco, per noi questo è un esempio da lanciare ai tanti giovani che si stanno avvicinando al mondo dello sport e che si avvicinano ogni giorno al mondo dello sport, calcio compreso, e siamo convinti appunto che una società per guardare lontano debba far sì che questi valori vengano promossi, vengano appunto queste iniziative siano di esempio per gli altri, perché siamo convinti che solo così una società può avere un futuro roseo. Io approfitto, oltre che farmi i complimenti insomma al Potenza e quello che fa, e quindi il premio che ha ricevuto, a tutta l'area stampa del Potenza Calcio, che lasciano caramelle dolci con messaggi di fair play in sala stampa. Assolutamente sì, noi tutti a Potenza adesso. Tutti perché lì, comunque, anche noi Massimo. Esatto. Qui insomma abbiamo dei grandi club e quindi insomma caramelle. All'interno della sala stampa del Viviani lasciamo questi messaggini per voi giornalisti che fate un lavoro prezioso per il mondo del calcio. Grazie, grazie. Complimenti, grazie a Potenza Calcio. Grazie. Grazie. Io.